Allora, mi stia tranquilla, signora. Adesso lei deve stare. Io vi ho chiamato 2 minuti fa. Mi avete detto sì, sì, non c'è problema. Eccolo qua, signora. Eccolo, eccolo, il suo amico. Allora, cosa ci sto a fare qua? Io la pulcinella. Ma se la lo dedichiamo a tutti, non mi interessa niente. E un mese di sospensione. Rifiusi. ASMR. Sì, ma io ieri ero a casa, io ieri avevo il giorno libero, ma sì, mi vuoi dire cosa è successo ieri sera? Sì, tanto io finisco qua, ti ascolto, ti ascolto. Questa cosa, sì, ti ascolto, dimmi. Allora. Incendio? Ok, ma a tanto distante da qua, 20 chilometri, ah ok, un attimo aspetta che lo vado a inserire, sì perché io ieri ero a casa, c'era la mia collega e quindi, no dimmi la città dove è stato inserito, ah ok. Dopo è successo qualcos'altro ieri sera, anche io sono mancata, quindi non c'ero e quindi devo sapere. Ah, ok, un incidente stradale, acqua vicino, 5 chilometri, ok. Allora, bisogna metterlo a rapporto perché se qua, devo sempre fare tutto io, già capito. Altro? No, niente. Ah, ok. Ascolta, io adesso ti stampo il rapporto, ok? E lo porti a firmare al collega tuo che avevi. Va bene. Sì, portalo là che così lo mettete nell'archivio. Un attimo solo che adesso lo stampo, ok? Lo porti là gentilmente, me lo fai firmare e a posto, ok? Va bene, io intanto vado avanti qua, ok? Vado avanti a finire il rapporto. Che squadra era fuori ieri? La 10. Sei pronto, vigile del fuoco? Prego. Sì. Signora, mi dica intanto cos'è successo. Ah, ho capito. Sì, allora mi stia tranquilla, signora. Adesso lei deve stare un respiro profondo. Ha chiamato qua. Sì, ma si calmi. Deve stare tranquilla. Innanzitutto, allora si sieda, ok, e si calmi, che adesso si tranquillizzi un attimo, ok, e mi dice cos'è successo, va bene, allora, sì, problema è a casa sua, perfetto, persiste a casa sua, cos'è successo, il suo micio. Il suo micio è andato sul tetto, ma è tanto alta la casa,
E come ha fatto ad andare? Si è arrampicato? Ah, avete una specie di... non riesce più a scendere. Oh, ho capito. Va bene, signora. Allora, lei deve stare tranquilla. E intanto, come si chiama? Allora, la metto in viva voce, così mi dice un po' dei suoi dati, ok? Allora, mi dica il suo nome. Tranquilla, signora, ci siamo noi. Lei è stata bravissima a chiamarci. Adesso noi l'aiuteremo, ok? In qualche modo, veniamo lì. Lei mi deve dire come si chiama intanto, ok? Francesca. Bene, cognome. Mi dà anche un codice fiscale, signora? Sì. Mi faccia pure lo spelling. Ok. F di Firenze, giusto? Ok. 4, 5, oh, perfetto. Inserito. Allora, signora, mi devi dire il suo indirizzo, dove abita. Allora, via. Allora, paese. Ah, è anche qua vicino. Bene, bene. Allora, numero civico, che non gliel'ho chiesto prima. Perfetto. Adesso mi devi dare sì, la provincia, sì, che glielo chiedo fare. Ok. Bene, signora. Allora, lei non si deve un attimo. Lei non si deve preoccupare. Adesso noi io le manderò una squadra, ok? Subito con la scala. E poi risolveremo sicuramente il problema. Sì. Tra quanto siamo lì. Signora, ha tempo di avvisare i miei colleghi e poi arriviamo. Ok. Va bene, ma sì, un quarto d'ora, 20 minuti. Ma allora, ma signora, sia calma, non si agiti. Da quanto tempo è lì il gatto? 2 ore, beh, ma scusi. Ah, ok, perché pensava che venisse giù. 2 ore che è lì, non c'è acqua, non c'è niente. Allora, vedrò di fare il possibile, ok? Allora, vedremo di fare il possibile per arrivare prima possibile, ok? Non si deve preoccupare, va bene? Ma mi stia tranquilla, signora, che arriviamo immediatamente, ok? Saluti. Sì? Chi c'è in squadra? Ok. Sì, appena chiamato una signora che praticamente dobbiamo andare a prendere un gatto che è suo, che è rimasto sul tetto, non riesce più a scendere. Sì, ma adesso stampo la richiesta, arrivo subito, ok? Perfetto. Allora, io vi ho chiamato per andare da una signora che c'ha il gatto
che è rimasto sul tetto. La squadra 11? Come? Come è malato? Ascolta, ma quando ti ho telefonato poco fa, non mi potevi dire che era malato? Scusa. In due malati. E Carlo? E in ferie? Come in ferie? Ma scusa ragazzi, ma allora io vi ho chiamato 2 minuti fa. Mi avete detto sì, non c'è problema. E invece c'è problema. Va bene, ci vado io, ascolta. Allora, Laurio Cristian, dai. Allora, andiamo su, prendete. Allora, mi metto il giubbotto. Ok. Oddio. Devo sempre fare tutto io qua. Ma allora, io vi ho detto, ragazzi, che dovevamo andare. Vi ho chiamato 2 minuti fa. No, non è possibile una cosa del genere. Cioè, ragazzi, cioè, non fatemi incavolare, scusate, ieri ero a casa, ma si torna qua, è come neanche che di essere a casa qua. Le chiavi non sono. Attendiamo, su. Dai, andiamo, dai che siamo già in ritardo, che la signora è già agitata. Coraggio. Buongiorno signora. Buongiorno, benvenuta. Come sta? Signora, stia tranquilla, noi siamo qua. Allora, siamo qua per aiutarla, ok? Lei deve starmi tranquillissima, serena, non si deve agitare, ok? Sì, ho capito. Allora, innanzitutto deve stare tranquillissima, calma. Allora, mi faccia vedere. Sì, beh, dai, devo dire che non è tanto alta la casa, quindi si può benissimo fare. Lei deve stare tranquilla, non si deve agitare, ok? Allora, un attimo, allora. Lei deve stare tranquillissima, signora. Noi siamo qua apposta. Lei è stata brava a chiamarci, ok? Sì. Allora, si sieda. Allora, prendi una sedia. Prego. Si sieda qua, signora. Allora, vuole che vada a prendere un bicchiere d'acqua? Allora, vado fino in cucina. Ah, no, è qua. Ok. Allora. Cristian, vabbè, fino in cucina mi vai a prendere un bicchiere d'acqua, che la signora c'ha la bottiglia sul tavolo col bicchiere. Grazie, grazie, grazie. Signora, allora, deve stare tranquilla, io sono qua, sono arrivata per aiutarla. Non si deve agitare, non deve agitarsi. Noi siamo qua per questo. Allora, lei ci ha chiamato, allora mi deve solo. Se gentilmente mi fa una firmetta qua. Allora, la penna, eccola qua. Ecco. Allora, gentilmente mi fa una firma qua. Sì, è per l'avviso, certo. Sorso d'acqua, ok? E mi stia tranquilla, va bene? Guardi, le faccio compagnia e bevo anche un sorso con lei, ok? Va meglio adesso? Ecco, brava. Da sola, ok?
Io lo faccio per tranquillizzarla, eh. Non deve dopo queste informazioni non vengono messe alla bocca, però lo faccio per tranquillizzarla, perché no, 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 signora, no, non pianga. Ma perché piange, signora? Adesso non c'è l'acqua neanche lui, ma adesso i miei colleghi sanno già cosa fare. Le hanno preso una ciotola, ok, con dell'acqua, così potrà bere. Lo so, un po' impaurito. Lo so, è impaurito, impaurito. Ma si fa a prendere, vero? Sì. Sì, sì, dopo quando è impaurito è buono. No, ma poi sono tranquillissimi, ragazzi, signora. Vedrà che li faccio, cioè, sarà una cosa super super veloce. Lei non si deve preoccupare, ok? Allora, innanzitutto, dai, ecco, brava signora, brava, mi faccia un bel sorriso, così, benissimo, ok? Lei deve avere fiducia in noi, noi siamo qua apposta per aiutarla e per confortarla, ok? Allora, mi dica, lei vive da sola con il suo amico. Ok, quanti anni ha il suo amico? 6 anni. Ah, è un amore. Ma, poverino. Sì, vabbè, allora. Lavora, lavora, signora. Ok, in un ufficio amministrativo. Quindi è da solo tutto il giorno, amico. Ah no, lei fa part time, ok. Lavora solo il mattino. Capisco, signora, capisco. Lo so, è la sua vita, il suo amico, però. Allora, mi devi dire innanzitutto qual è la... da dove va su? Perché se va ancora, capisce che dobbiamo intervenire un'altra volta. Ecco, prende un altro sorso d'acqua, signora, non si emozioni, dai, ecco qua, un altro sorsettino, coraggio, ecco qua, brava. Allora, sì, mi dica, qual è la parte, via, allora, via per di là, allora c'è una grata di legno che lui si arrampica su e dopo non riesce più a scendere, la deve far togliere, la deve far togliere, se vuole l'aiutiamo noi. Allora un attimo, mi faccia chiamare il mio collega che sta lassù, ok? Un attimo solo, ok? Sì? Sì, dobbiamo fare anche un intervento di togliere la grata. Sì, è la grata di legno. No, non è messa tanto, è vero signora, scusi. È stata posizionata così, è difficile toglierla. 4-6 viti, ok. Sì, a 4-6 viti, sì, avete tutta l'attrezzatura. Ok, allora la facciamo togliere, così almeno il gatto non va più sul tetto. A che punto siete? Ok, ha bevuto l'acqua, signora? Sì, ah sì, lo state per portare giù. Ok, ok, a dopo. È stato un po' malfidente, però si è lasciato... gli hanno messo un po' d'acqua, lui si è avvicinato e l'hanno preso. Ecco, eccolo, sta arrivando. Arrivo. Eccolo qua, signora, eccolo il suo micio. Mamma mia, ma quanto è bravo questo miciotto. Ma sei bravissimo. Adesso sei arrivato qua dalla tua mamma. Amore. Oh. Cosa c'è? Non devi più andare sul tetto, sai?
Anche perché non ci puoi più andare adesso. Tenga, signora, tenga. Mamma mia, che bello questo micciotto, tenga. Ecco qua, in braccio dalla mamma, in braccio dalla mamma, cari. Oddio. Bene, signora. Allora, noi abbiamo fatto tutto. Ok, si è calmata adesso. Il suo micio, eccolo. Ah, se lo voglio in braccio ancora. Scappa, vedi? Scappa. Sconosciuti, sai, è una grazia che mi sia venuto in braccio che non mi abbia graffiato la faccia. Bene, signora, allora, io la saluto. E se ha bisogno di noi siamo sempre qua. Basta che chiama il numero, mi ha già fatto. E niente, eccoci qua, signora. Noi siamo qua e è a sua disposizione. Se ha bisogno anche per altri problemi, noi ci siamo. Va bene? È tranquilla adesso. Sì, la grata gliel'abbiamo messa là in parte. Sì. Beh, è l'unico modo, signora. Se la ci va ancora sul tetto, è un casino. Ci tocca uscire di nuovo. Almeno così abbiamo risolto un problema. Ok. Bene, bene. Arrivederci, signora. Ma senz'altro. Ma si figuri. Vi devi stare solo tranquilla. Ok? Sei rilassata? Posso andare? Ciao, arrivederci, signora. Arrivederci. Arrivederci. Oh, dai, eccoci qua. Bene, ragazzi. Allora, io sono arrivata. Ora è a posto. Dopo la metto a rapporto. La signora è a posto. Allora, per quanto riguarda voi, non mi è piaciuta, non mi è piaciuto il tiro che mi avete fatto, ok? Quando vi ho chiamato, e non mi è piaciuto perché dovevate dirmelo subito che almeno interpellavo un'altra squadra. Adesso io sono andata via, magari è successo qualcosa e io devo mettere da porto anche le altre cose che sono successe, perché io sono dovuta andare ad assistere una signora. Allora adesso ditemi voi se mi sembra normale una cosa del genere, perché non lo è, non lo è normale per niente. Ecco, appunto. È successo, sono successe due cose. E allora, cosa ci sto a fare qua? Io la pulcinella? Allora, Marco, ti voglio nel mio ufficio dopo, così mi fai rapporto di quello che è successo prima, quando io sono stata via. Beh, allora, ragazzi, allora io vi ho già detto che se c'è un problema dovete dirmelo subito. Se io l'ho dimenticato, perché non è che sono qua a grattarmi tutto il giorno, o ben altre cose da fare io, ok? Ecco, voi siete qua che assistete, però prendo io le telefonate, prendo io tutto, voi non state qua a fare niente, siete dei fannulloni. Non va bene così, no, perché io vi ho chiamato prima, ok? Dovevate dirmelo, no, che quando da di là arrivo di qua e poi mi dite che due sono ammalati e uno in ferie. Vabbè, quello in ferie lo sapevo, ma quei due ammalati, che cosa ne potevo sapere io che erano influenzati? No, ma mi volete spiegare? Non è possibile una cosa del genere. No, no, no. Allora, la prossima volta che succede un'emergenza e io vi chiamo, dove potete essere leggermente cortesi da dirmi che cosa c'è che non va, se manca una persona, se qualcuno è ammalato, se qualcuno è andato a fare una visita, se qualcuno si è preso un, tanto per dire, un giorno di ferie, ok? E me lo dovete dire perché
Io lo devo scrivere, altrimenti chiamo quelli della squadra successiva se vengono a fare il cambio turno. Ok, cioè, ma cosa state qua a fare seduti? Ma io ve lo dico, una lettera di richiamo sicuramente ve la do. Perché non va così? Non va bene così. No, non è corretto, ragazzi, non è corretto. Allora, la prossima volta, allora, io sono buona con voi, sapete che sono buona. Sono l'unica donna di essere in questa stazione, ok? Che sono anche la responsabile. Allora, però so essere anche molto cattiva. Quindi, per questa volta, niente, la prossima volta che succede a tutti quanti una lettera di richiamo, ok? Va bene? E sospensione per un mese senza busta vi lascio, ve lo dico, un mese senza busta paga, perché non è corretto, dobbiamo essere professionali, va bene? Ok, adesso vado di là che devo finire le cose. Non si riesca a lavorare dignitosamente con questa gente. Arrivo nel mio ufficio. Madonna, è già anche tardi. Chiesto di venire nel mio ufficio. Beh, ho capito, ma io ti sto aspettando per... Allora, è quasi mezzogiorno, ok? Dopo devo andare a pranzo, devo... c'è il cambio cosa, insomma, dai, fai presto. Ah, eccoti qua. Forse le porti a Manuel dopo, ok? Allora, cos'è successo mentre ero via? Bello. Un altro incidente. Allora, dimmi tutto. Ah, sì, meglio che mi passi il foglio che faccio prima. Che altro? Hai detto che sono successe due cose? Ah, sì, ah. Bene, ha due incidenti. Ah, c'è scritto tutto qua, primo e secondo. Bene, perfetto. No, la scusa. La prossima volta, tu che sei il mio vice, quello che prende e che risponde al telefono al posto mio e fa anche le altre cose mentre io sono via, anche tu, insomma, mi potevi dire che erano malati. Cioè, io mi sono trovata, ok, che ho dovuto andare io ad assistere la signora. Cioè, ma vi sembra una cosa normale questa? Ma dobbiamo essere più professionali. Oh no, scusatemi. Sai, io non ho capito. Cioè, io non capisco. Cioè, no, non lo capisco proprio. La prossima volta lettero di richiamo a tutti, non mi interessa niente. E un mese di sospensione a casa, va bene? Bene, puoi andare adesso. Ancora qui? Vai, vai. Ciao. Madonna, ho appena matti, guarda. Dimmi se riesci bene a lavorare.
questo modo? No, no, non è possibile lavorare in questo modo. Assolutamente. Dovrò prendere dei provvedimenti sicuramente.